Un tavolo permanente di lavoro tra l'amministrazione comunale di Torre del Greco ed il coordinamento delle attività produttive della città per una ripresa economica del territorio. Alle telecamere di TV City, la presidente della Stecca di Torre del Greco, Giuliana Esposito, rappresentante dell'ASCO. L'amministrazione comunale ha raccolto immediatamente la proposta di questo coordinamento, quindi è stato costituito un tavolo di lavoro permanente. Quindi l'idea è quella di partire oggi dalla situazione emergenziale, ma continuare a lavorare anche per il futuro ad un dialogo continuo e di confronto tra quelle che sono i bisogni delle aziende e la definizione delle politiche dell'amministrazione comunale. Il momento di crisi sta colpendo tutti. Molti sono i settori che stanno risentendo maggiormente la seconda ondata. Ci sono sicuramente dei settori che stanno risentendo maggiormente, si pensa in particolare al settore del turismo, della ristorazione, però non possiamo chiaramente ignorare le piccole aziende legate al commercio che pur non avendo subito delle restrizioni in maniera diretta stanno comunque risentendo di un disagio economico che la popolazione tutta sta vivendo. Chiaramente anche le attività imprenditoriali legate all'artigianato, per con tutte le limitazioni che in questo momento il settore sta vivendo delle sofferenze, per cui senza entrare nel merito e nelle specificità, chiaramente è un problema che riguarda a 360 gradi tutte le attività che vivono a Torre del Greco. Illustrato un piano per aiutare le aziende in difficoltà. Noi ci stiamo concentrando su tre filoni di attività, la costruzione di uno strumento che possa, come dire, ridurre l'impatto di quelle che sono le imposte che gravano sulle aziende che in questo momento hanno un problema serio di liquidità e quindi di questo ovviamente dobbiamo necessariamente parlare con i dirigenti e con l'amministrazione, sull'individuazione di uno strumento che possa incentivare gli acquisti e l'utilizzo di servizi in un periodo brevissimo, quindi entro la fine dell'anno, sulla costruzione e sulla definizione di alcuni fondi di garanzia per l'accesso al credito, sempre per far fronte alla carenza di liquidità, e sulla costruzione a lungo termine di un sistema economico circolare. Possiamo soltanto rimboccarci le maniche, utilizzare tutti gli strumenti che sono a disposizione in questo momento per poter far fronte all'emergenza e per costruire nuovi scenari.